sapere se c'è un sito e un dato di contatto nel caso. Sì, sì, sì. Il sito ce l'ho, ce l'abbiamo anche il nuovo adesso da poco, quindi tutto bello colorato, che si chiama ASP Ambito 9. ASP, perché ASP sta per azienda servizio alla persona, ASP Ambito 9. ASP sta per azienda, sì, servizi persone, ASP Ambito 9. Ah, Ambito 9. Ambito 9, 9 in mica mi ricordo se mi pare in lettere, in cifra, scusate, mi pare in cifra. 9, sì, ASP Ambito 9. E la mia mail è franco.pesaresi @gmail.com. Io poi faccio colgo questo, c'ho anche un blog personale, però mi occupo solo di welfare, quindi insomma temi noiosi, quello invece Franco Pesaresi blog spot, però mi occupo solo di welfare, sanità e sociale, quindi diciamo così. Quindi però ecco, diciamo così, non sono monotematici. Ci sarà il documento che ci ha fatto vedere prima nel blog. Può darsi, sì. Ah, qua, quello sì, questo qui sì, questo c'è, sì, 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 questo c'è, sì, 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 sì. Questo c'è, sì, 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 sì. Facendo accademia, adesso non mi ricordo di preciso, ma accademia, sì, sì, poi dopo tutto quello, sì, sì, che il dottore scrive, ti arriva. Io ho fatto così. Sono molto social, nel senso che in realtà ho detto solo una piccola parte dei luoghi dove trovare le cose mie, eccetera. Allora, io logicamente ringrazio il dottor Pesaresi e voglio rubare veramente poco con il mio piccolo intervento, in maniera tale che invece poi voi possiate fare al dottor Pesaresi le domande liberamente, qualche dubbio, qualche cosa che vi ha fatto venire in mente, gli stimoli che il dottor Pesaresi ci ha dato. Allora, io l'unica cosa che devo dire, e cerco di essere il più sintetico possibile, è che l'azione di policy making che iCare ha pensato di inserire in questo gruppo operativo poteva sembrare così, qualche cosa di un po' originale o anche un po' di letteratura. In realtà l'intervento stamattina di Pesaresi ci dimostra come la nostra necessità ormai di aziende mature e il confronto che seguirà fra le aziende nuove che si vogliono avvicinare all'agricoltura sociale e queste aziende che ormai hanno un retroterra di esperienza importante è un match indispensabile. Dicevo, però, queste aziende, l'agricoltura sociale nelle Marche, ha bisogno di allargarsi a cerchi concentrici. E siccome l'obiettivo che noi ci poniamo, l'abbiamo scritto come iCare nell'articolo che abbiamo pubblicato e che potete ritrovare anche in Agricoltura Sociale Marche, l'azienda che fa agricoltura sociale vuole essere riconosciuta nel mondo del sociale. E mi pare che stamattina Pesaresi abbia molto ben sottolineato che bisogna proporsi ormai, forti della vostra esperienza, perché non siete più, come ha detto lui, a chiedere la carità, perché voi avete la vostra utenza, avete un'utenza che ritorna e che vi chiede ancora, avete la possibilità di instradare nuove aziende, adesso bisogna proporsi anche per collaborazioni laddove un mondo di welfare, chiamiamolo così, ordinario, preso dalla sua immensa routine, forse non ha tempo di girare l'occhio su quello che di sociale l'agricoltura sta facendo. Quindi lo stimolo è proprio questo e noi per parte nostra come iCare, nell'obbligo di progetto che abbiamo, che sapete si concluderà con una pubblicazione, cercheremo di una pubblicazione sugli strumenti, cercheremo di raccogliere il maggior numero di convenzioni cui il dottore ha già accennato, di schemi che possano
darvi un ulteriore appoggio, ampliare ulteriormente la conoscenza, ma ecco, ci manca, e non sarà l'ultimo miglio, perché dopo ci sarà un altro miglio, però ci manca questa operazione su cui tutti insieme lavoreremo, di presentarci con ormai, io credo che Paola oggi abbia dato una dimostrazione di competenza e di diciamo serietà con cui è stato fatto questo progetto, che il dottor Pesaresi si ricorderà. Grazie. Grazie. E adesso mi raccomando, senza proprio remore, come se fossimo insomma compagni di banco, fate le vostre domande, anche le più insulse, perché io guardavo un po' la partecipazione. Allora, come abbiamo detto, ci sono i partner di progetto, di questo progetto, ma ci sono anche nuove aziende agricole che saranno qui con una qualche ragione. C'è il rappresentante dell'Orto del Sorriso e quindi di Caritas, ci sono i rappresentanti delle organizzazioni, insomma, quindi c'è l'architetto Scrivani qui, mi sono sbagliata, vabbè, è uguale, che è membro di una cooperativa. Insomma, ponete le vostre domande. Grazie. In generale, anche a Paola potete porre le domande. Io, a proposito di collaborazione, credo molto nel welfare. Io sono fuori provincia, vengo da Pollenza, Macerata, è una fattoria didattica, la fattoria della meraviglia, in cui abbiamo avuto a parte esperienze sia con associazioni nel mondo della disabilità, della diversa abilità, ma negli ultimi anni abbiamo fatto un progetto con un nido privato del comune. È un progetto integrato fra privati, diciamo, fra privati, in cui è un progetto triennale. In questi 3 anni c'è stato un piccolo finanziamento di un supermercato che ha permesso il pagamento del pulmino del comune che veniva in fattoria una volta a settimana. È stato un progetto molto importante, anche di continuità, perché poi e i bambini li abbiamo ritrovati quando vengono con le classi dell'infanzia, che poi la primaria e via. È stato fatto per 3 anni, poi l'anno scorso purtroppo con il Covid è stata la fattoria che è andata al nido, perché almeno con tutte le regole non poteva venire, e quindi era dal quarto anno. Quest'anno abbiamo riproposto lo stesso progetto, anche grazie ai genitori che ci hanno creduto. E poi, come dicevo Pesaresi, l'anno scorso i bambini più grandi del mio sono 2 anni, ne erano solo 6, e quindi anche le educatrici hanno tenuto forte. Quest'anno, l'altro giorno in fattoria, erano 14 bambini, e per quando cresceranno, per febbraio-marzo raggiungeremo un numero 20. E quest'anno abbiamo dovuto ricambiare il progetto per altri 3 anni, loro hanno, che bisogna anche saper chiedere, no? Un piccolo contributo, questa volta non un supermercato, a un'altra azienda, però non abbiamo il pulmino, perché il comune per diversi motivi logistici non ci può dare il pulmino, e i genitori sono stati disponibili che loro, una volta la fattoria a settimana va al nido, e una volta a settimana i genitori portano i bambini al nido con tutte le precauzioni, cioè con tutti gli orari. I bambini arrivano alle 7:30, perché il genitore 7:30, 8:30, 9, come se andassero al nido, e fanno pranzo al nido gestito dalla cucina del nido, quindi con tutte le varie autorità, e quindi perché bisogna crederci. È un po' un ibrido rispetto sì, al nostro concetto, sì, di agricoltura. È un ibrido. È un ibrido, noi stiamo vedendo, sì, perché le caratteristiche dell'agrinido sono diverse, perché, no? In questo caso è una proposta diversa,
però tramite sia la pedagogista che l'educatrice abbiamo visto nello stesso tempo arricchente, certo, perché certo, è un'integrazione del c'è territorio. C'è una continuità poi, sì, è quello. Certo. C'è una continuità e un'integrazione nel territorio. Allora, perché quando siamo passati a, quando abbiamo fatto il tavolo scientifico per creare il modello dell'agrinido delle Marche, no, che è stato insomma approvato dalla giunta regionale, il punto di partenza delle nostre considerazioni era stato: non sconti alla legge, quindi non facciamo una cosa diversa in termini di rapporto bambino insegnante, bambino educatore, certo, sì, o sì, spazi diversi dalla regola della legge sul nido, e più che altro, cioè, diamo continuità, quindi mi riallaccio alla valorizzazione che Paola fa anche del vostro modello ibrido, perché ogni modello di agricoltura sociale è importante. Ha detto giustamente Pesaresi, è un ambito di creatività e di fantasia, non è scuola molta. Ecco, e quindi nel quale poi noi cerchiamo di fare un lavoro invece dietro le quinte, di dare sostegno all'avvio di questa creatività e fantasia, perché insomma prima o poi insomma la tasca richiede che ci debba essere almeno un fare pari, ammettendo che uno avesse una vocazione solo sociale, no? Quindi che sia ibrido non vuol dire niente, l'importante è però proprio conoscersi, sì, l'importante sì, è che una realtà come la sua visiti la realtà di Luca a sì, Gagliole, sì, visiti la realtà di Federica, di Porto San Giorgio, di Federica San Ginesio, perché questo alimenta altra creatività e altra possibilità. E mi pare di capire, no, certo non ce lo può dire il dottor Pesaresi, ma è utile scardinare un po' la routine e proporsi, specie nelle aree interne. Allora, io non l'ho fatta tanto lunga di raccontare l'esito del webinar, ma alcuni sindaci, dottor Pesaresi, delle aree interne ci hanno detto che l'agricoltura sociale, l'esperienza dell'agricoltura sociale è stata sostitutiva e integrativa di quello che il piccolo comune, mi ricordo come mi ha risposto il sindaco Luca a Gaiole, no? Tu eri presente, non è in grado di fare. Ma quello di avere un polo che conduce seriamente il servizio per l'infanzia da 1 a 3 anni, in condizione di lavoro, in condizione di permanenza nelle aree, quindi sono valori insomma incomparabili. E poi è un grande esempio anche per gli altri, perché noi abbiamo visto che anche altre, perché Iarinido è una realtà molto importante, molto presente, ma nelle Marche non ne sono, come lo certo, sappiamo, purtroppo pochi, sono pochi. Pochi. Però questo, c'è il bando aperto adesso, lo so, sì. C'è il bando aperto. Però questo contatto, perché ci crede, il contatto con la natura, con l'agricoltura, con la terra, con i fiori, con il clima è fondamentale. Quindi vedendo anche noi, come vedendo tutte le esperienze di Paola e degli altri, se hanno smosso, se lo fanno loro, allora anch'io posso fare. Perché adesso con il Covid è tutto outdoor, è tutto fuori. Io mi auguro che fuori è veramente importante per la crescita di una persona. Quindi il fare e il mostrare sia non perché uno lo faccia, ma perché sia un motivo che anche altri lo possano fare. Questo è il nostro compito principale, secondo me. Che cerchiamo di altrimenti fare. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo seminato. Grazie. Non è un'autocelebrazione, è una disseminazione. Questo seminario è un seminario di divulgazione, che significa quindi quello che sta dicendo lei. Io voglio fare una domanda al dottor Pesaresi. Mi chiamo Laura, sono presidente di un'associazione che si chiama Terza Via. Noi lavoriamo nel sociale, facciamo accoglienza alle donne straniere. E qualche anno fa abbiamo vinto un progetto che si chiamava Orto Garden, con il quale abbiamo faticato tantissimo, perché crediamo nel empowerment delle donne, e tante donne che arrivano al nostro centro sono formate all'estero in ambito agricolo,
e fanno altri lavori, per quello abbiamo sempre voluto dare un seguito, diciamo, alle proprie competenze che le donne portano con sé. Dico faticoso perché il progetto l'abbiamo fatto, l'errore nostro è stato metterci come capofila e noi abbiamo per quello dovuto, abbiamo fatto un partenariato con il comune d'Ancona e abbiamo preso in affitto un terreno del comune che non era in condizioni, così che abbiamo fatto tutta la parte di mettere in assesto uno spazio che ci ha consumato tutte le energie e queste donne si sono svogliate, se vogliamo dirlo una parola carina. È stato faticoso per l'associazione arrivare a fare un prodotto poi per fare vedere alla fondazione che ci aveva finanziato che veramente qualcosa avevamo combinato. È stato molto faticoso, però noi continuiamo a avere queste donne, due laureate, hanno trovato il lavoro all'estero, per fortuna sono andate via, così che non vediamo il magone permanente di non essere riuscite a fare a raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissato. Però siccome tutti quelli della rete a quali abbiamo contattato sono rimasti con una buona impressione del nostro operato, le donne continuano a venire a chiedere. E adesso abbiamo altre due formate, una iraniana e una venezuelana, che hanno fatto tirocinio qua e là perché hanno fatto un altro progetto. E dicono, terza via, perché voi non ci aiutate a trovare i canali per lavorare nel settore? Per quello chiedo, come dobbiamo fare? Perché l'ambito territoriale d'Ancona è circoscritto al comune e tutto si mescola, diciamo, le assistenti sociali del comune con l'ambito, alla fine non sappiamo, siccome noi bussiamo per tutte le, se incendia la casa una andiamo alla stessa assistente sociale che dopo sarebbe quella dell'ambito che mi deve dire come fa l'inserimento con l'altra, allora uno non sa quale canale chiaramente utilizzare. Il comune si muove bene, non è questa una critica al comune d'Ancona, dico alla differenza che io vedo con altri ambiti territoriali, che uno entra nel sito e sa come fare le procedure, diciamo. Noi abbiamo queste due donne che potrebbero anche andare a un altro comune che non sia d'Ancona, sono automunite, tu formate, con voglia di lavorare, però vogliamo come centro indirizzarle verso un'attività concreta, non vogliamo illuderli. È solo questo il mio interesse. Naturalmente c'è sempre un problema di organizzazione, di riuscire in ogni territorio di riuscire a capire come è organizzato il proprio ente, perché chiaramente in Ancona, diciamo, anche c'è da capire, perché diciamo, ambito e comune sono la stessa cosa, quindi non necessariamente è uno svantaggio, basta capire come funziona. Da noi lo stesso, nella mia realtà lo stesso, nel senso che la gente era abituata ad andare in comune, se si va in comune di Chiesi non c'è più neanche una persona, non c'è più neanche un dipendente del settore sociale, lì si è fatta una scelta radicale e devono venire invece da noi per tutte le cose. Però il problema è che non è che il cittadino sa che è nata l'ASP e non è che tutti quanti, c'è chi ha bisogno improvvisamente, si deve informare di qualche cosa. Penso alle badanti, penso a temi che, diciamo così, scoppiano all'improvviso, la necessità di avere bisogno, quindi c'è il problema di imparare. Invece per venire, tra l'altro io sono stato anche, ho girato un po', non il mondo, ma questi comuni quattro anni fa, il dirigente del comune di Ancona, e proprio del settore sociale, poi sono andato a fare altre cose. In quel caso lì, naturalmente, la prima cosa che mi viene in mente è una di quelle di cui ho parlato prima, cioè nel senso che probabilmente possono rientrare tra quelle persone che possono essere inviate a fare un tirocinio
con oneri a carico del comune, quello di cui vi parlavo prima, quello un po' più, diciamo così, per intenderci da 350 euro, che dove, diciamo così, è chiaro che lo stipendio non è uno stipendio, però tu puoi farti conoscere e, diciamo così, puoi in qualche modo cominciare a fare qualche cosa, ecco. Non vi nascondo che poi dopo tutti i dettagli che non fanno parte delle storie, ma insomma non vi nascondo che ci sono dei privati che dicono sì, abbiamo preso in tirocinio, ma ci sembra un grande peccato quel lavoro che fa, che prende l'azione, gli possiamo dare qualcos'altro noi, no, per dirvi che poi dopo ci sono tutta una serie di altre possibilità che si possono aprire. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è questo percorso, probabilmente ce ne sono anche di altri di percorsi. Noi abbiamo avuto la fortuna, vi dicevo prima, che noi abbiamo assunto una persona che ci fa proprio questo, no? Che abbiamo chiamato, come dicevo prima, operatore della mediazione, che ci fa proprio che gira tra le aziende per raccontare un po' quali sono le nostre possibilità, quello che gli possiamo mandare, le persone di cui ci hanno bisogno, e poi noi cerchiamo di fare il matching, quindi di mandare la persona giusta. E grazie alla collaborazione con il centro per l'impiego, 2 giorni alla settimana questa nostra dipendente va a lavorare al centro per l'impiego per migliorare ancora di più il centro per l'impiego. È stato di bravi, gli ha dato una scrivania, gli ha dato un computer e si relaziona con tutti gli altri dipendenti, perché è chiaro che, diciamo così, la nostra dipendente ha una visuale così, se va, gira tra le aziende, ma se va di là c'ha una visuale che si amplia anche di più, perché lì arrivano, vede le richieste, gli sanno le ditte, quindi a questo punto di vista ci vuole uno sforzo, anche noi abbiamo bisogno di una persona, non è che siamo adeguati, siamo sempre insufficienti lo stesso, però comunque sia, insomma, certi risultati si vedono, e ci vuole un'organizzazione di questo tipo, quindi bisogna che su questo si lavori, cioè si vadano a cercare anche i luoghi che richiedono questo tipo di persone. Ripeto, oggi c'è molta, come possiamo dire, incertezza, cioè la parola che più guida la nostra vita di oggi, la guidava prima, abbiamo avuto una crisi economica, poi adesso ancora di più con il Covid. Quindi la parola che più ci guida è l'incertezza. Oggi manca molto coraggio in giro, ma non è un problema di qualcuno, è un problema del mondo in qualche modo, no? Quindi dobbiamo riuscire a superare l'incertezza. Quando dico questo, dico che fare conoscere, incontrare le persone sul mondo del lavoro anche con tirocini significa superare l'incertezza, perché tu significa che oltre, diciamo così, metti alla prova le persone, ma le fai anche conoscere, le fai incontrare, se poi, diciamo così, le necessità coincidono, può creare un'occasione di lavoro. Quindi è una modalità che rende tutto più difficile, però oggi probabilmente non ci sono tante alternative, insomma. Occorre tanto coraggio, sì, per le fragilità, qualsiasi esse siano, come le donne della signora che ha parlato adesso della terza via, perché mi sembra più facile poter fare un corso, poter accedere a un corso di formazione, di preparazione, che mi illude in qualche modo e che poi mi fa scontrare in una realtà durissima, durissima, sempre più dura. Una parola di non troppo ottimistica. No, per carità, è una realtà, però tutti dobbiamo lottare per poter andare avanti, perché sennò sarebbe finita, insomma. Ecco. Limitando agli spunti che sono venuti stamattina, quello di partire da una relazione anziché partire da una diciamo aspettativa conseguente ad esempio ad un corso è sicuramente un investimento maggiore,
alla peggio, se anche non venisse un lavoro definitivo, comunque io ho intessuto delle relazioni, che è il problema attuale, no? Sempre di più ci si chiude nella propria realtà, nel proprio individualismo, non si conosce il vicino di casa e tutto il resto, ma poi nascono i vuoti, le mancanze, le difficoltà. Se un giorno mi fa male un ginocchio e non posso uscire, se sono da sola, cioè, chi mi porta a casa un sacchetto della spesa? Sì, telefono e forse il negoziante, ma è una relazione fredda, no? Quindi, allora, cerchiamo uno di valorizzare la relazione e di farci conoscere, come ci è stato consigliato, sicuramente, e di proporci. E dall'altra parte cerchiamo di diffondere nelle istituzioni che, anziché fare il lavoro cui accennava la signora, cioè io prendo un pezzo di terra che ci saranno i tanti grandi così, mi dirigo direttamente dove c'è un'anima produttiva, perché nell'azienda agricola niente è fatto perché rimanga improduttivo, anche piantare un seme, no? E quindi invece di pensare di inserire delle donne con degli svantaggi o con una necessità di integrazione, facciamo un elenco, che ne so, di aziende, no? Che si propongono anche negli ambiti. Adesso insomma vedremo come riusciremo a fare il passo ulteriore dopo questo seminario, no? In maniera tale che si parte da qualche cosa che è fruibile domani, poi dopo come lo si costruisce insieme, perché il progetto è un progetto, cioè noi tendiamo anche ad una coprogettazione, nel senso che quella creatività che ciascuna azienda interpreta secondo il suo dettato, la sua vocazione, se viene uno spunto da una istituzione pubblica, cioè la si può costruire insieme. Da questo punto di vista credo che sia anche importante magari coinvolgere le organizzazioni sindacali agricole, proprio perché a prescindere dalle aziende che già lavorano nel sociale, per cui si possono proporre direttamente proprio perché hanno già il know-how, magari identificare invece delle aziende agricole che potrebbero essere ricettori di tirocini e tirocinanti potrebbe comunque migliorare la mediazione, sarebbe l'operatore di mediazione in ambito agricolo. Sì, esattamente. Sì, perché per cui il concetto di operatore di mediazione è avanti, è fondamentale, molto avanti. Secondo me è un ambito in cui ancora le organizzazioni sindacali non so se hanno belle idee chiare, però è ora di iniziare da questo punto di vista, no? Cioè nel senso che effettivamente potremmo dare un valore aggiunto anche rispetto alle richieste della terza via, eccetera, eccetera. Però posso fare un piccolo intervento lanciando una spada a favore della Coldiretti, perché io mi chiamo Gabriella, sono titolare dell'azienda agrituristica e fattore sociale della Castelletta di Cupra Marittima. Come diceva appunto la signora, le organizzazioni sindacali sono importanti perché noi abbiamo avuto, ci occupiamo di un'agenda attiva soprattutto, anche di accoglienza di ragazzi disabili. Adesso non racconto l'esperienza perché è troppo lungo, però abbiamo avuto una piccola esperienza con la Coldiretti, perché sapendo quello che facevamo ci ha contattato mettendoci in relazione con una cooperativa sociale on the road che si occupava di donne maltrattate, e c'è stata una persona che ha fatto una mediazione, come si parlava adesso, tra la nostra azienda, quello che potevamo offrire come lavoro, la conoscenza della persona che poi è venuta, e abbiamo fatto una collaborazione tutta un'estate, è andata molto molto bene. L'unico problema che c'è stato è ancora un po' la distanza, perché questa persona veniva da una cittadina che era un po' lontana da noi, però si è fatta carico, appunto, essendo autonomita, di questo viaggio per poter registrare il lavoro e poi dopo l'ha trovato un po' più vicino. Però c'è stato questo contatto che è stato molto molto utile. Prendiamo spunto. Oltretutto, Gabriella, ci racconti anche l'esperienza che tu fai all'interno del gruppo del co-housing temporaneo, un momento che è un altro aspetto. Noi diciamo dal 2014 ormai operiamo con la longevità attiva. E abbiamo visto che c'è stata chiesta l'antenotte la necessità
oltre che la, diciamo, il fatto di avere questa opportunità di passare dei periodi, diciamo, da parte degli anziani nella nostra azienda. Primo, diciamo, per proprio personale, per una forma di bellezza personale. E poi l'abbiamo visto invece come utile anche per dare un sollievo alle famiglie. Perché ci sono state fatte queste richieste appunto di passare dei periodi nella nostra azienda, però a vivere l'azienda, non come diciamo fruitori, come turisti, ma proprio come fruitori di tutta l'azienda agricola, del vivere della famiglia dell'azienda e partecipare anche alle operazioni di lavoro, insomma, in base alle competenze e alla voglia di fare di queste persone. E quindi abbiamo fatto delle piccole esperienze di co-housing temporaneo, che poi insomma, con la pandemia purtroppo abbiamo potuto portare molto avanti, però appena si è potuto riaprire subito ci hanno telefonato quelli che le avevano già fatte e sono tornati. Quindi queste sono, diciamo, delle azioni che noi aziende agricole, naturalmente noi perché abbiamo anche turismo, quindi abbiamo anche le camere adatte, insomma, ecco, in una certa maniera, però per poter dare proprio sollievo alla persona e anche alle famiglie, vari periodi particolari. Per quanto tempo sono stati? Sì, c'è stato 8 giorni, 10 giorni, più un paio di settimane, ecco, periodi molto brevi, però diciamo poi dopo la soddisfazione che è venuto fuori, il beneficio da tornare. Sì, adesso diciamo abbiamo fatto questa esperienza perché poi abbiamo cominciato poco prima dello scoppio della pandemia, poi si è fermato tutto, quindi insomma. Il posto merito. No, soprattutto parlando di creatività, eccoci. Ma noi abbiamo anche sempre nel progetto, abbiamo qui la presenza di due longevi attivi. Infatti volevo passare la parola alla signora Wanda. La signora Wanda in il marito, vedete voi, insomma. Il rappresentante. Correggo il titolo di longevi, siamo diversamente giovani. Sempre alle donne. La fattoria del Borgo di Monte Fabbri, che è il capo fila di questo progetto, che non c'è. Ma siamo unici, credo, perché nella nostra zona non ne conosco altre. In fattorie, la nostra è in collina. E soprattutto rivolta a noi anziani, diciamo. Facciamo poi insieme noi e anche con l'associazione Nino Nomino, che è un'associazione di malati di Alzheimer, facciamo degli incontri insieme. Ci proponiamo noi come loro accompagnatori, ma anche condivisori delle attività che poi loro fanno in fattoria, che si tratta di piantumare qualcosa o di raccogliere la lavanda e insacchettarla o fare dolci, delle merende insieme, balliamo, cantiamo, facciamo un po' di cose insieme, ecco. Quindi non è che quando sono loro non siamo noi, è un interscambio. Facevamo anche con i bambini, ma purtroppo il Covid, come da tutte le parti, ci ha bloccato. Era bellissimo, noi andavamo nelle scuole, presentavamo il nostro passato e i bambini ci stupivano perché non pensavano che certe cose si facessero, non conoscono più niente. No? I polli nascono fatti solo di cosce, quindi purtroppo. E però questa attività veniva loro in fattoria, andavamo nelle scuole e bloccava parte, non so che. Se si potrà mai riaprire, perché siamo in una situazione un po' difficile. E noi vorremmo invece tanto sentire tutte queste attività che si fanno specialmente qui, sono bellissime, davvero belle, poter allargare anche da noi, ma noi siamo un po' ancora in periodo di imparare, perché non fatica anche trovare noi partecipanti nuovi. Che noi siamo in una realtà dove insomma abbiamo la sua famiglia, gli anziani vengono abbastanza curati, non ci sono case di cura, si trovano abbastanza, diciamo, attivi in un certo senso, fanno quasi tutti i babysitter, i nonni, e
per venire da noi si devono rubare il tempo. Sì, però Anna, dica, quanti siete? Già siete un gruppo numeroso per la realtà che è, perché Monte Fabbri è un gioiello, ma è piccino, piccino, piccino. Perché siamo per i paesi vicini. All'inizio eravamo una ventina. Adesso siamo ancora più. Sì, però ci organizziamo 10, 12, 16, sono, no? Non tutti presenti. A secondo delle attività che si fanno. Allora, voi coinvolti nella... Scusa, Paola, voi perché non... avete questa relazione così ormai amalgamata che forse vi siete abituati, ma immaginate in un territorio come il vostro se non ci fosse stata la fattoria del Borgo, cioè ognuno si stava... Nel suo piccolo. Ci sono delle persone rovinate. Erano chiuse in casa e non vedevano nessuno, non parlavano con nessuno. Questo punto. Vengono lì persone, soprattutto vedove, perché le donne sono cattive. Le vedove sono cattive perché in genere non sono la nostra età, non hanno patenti, non hanno macchine, quindi. Non uscire più, essere chiusi dentro casa, relegati su Rete 4, quindi posso dire una cosa, che ultimamente si è aggiunta sua zia, che vedo da pochissimi mesi, due mesi, morito morto di Covid, che canta, sa cantare vecchie canzoni, ma anche le canzoni nuove. I malati di Alzheimer non si sono mai trovati così bene come quando hanno cantato con sua zia. Per noi, per lei, per le persone come lei, è riscoprire la vita. Io non ero presente, però lei mi ha detto, guarda, si sono divertiti da matti come non mai per le altre attività che hanno cantato. Io mi ricordo a casa di Gabriella lo stupore dopo un laboratorio, sempre lungevi attivi, quindi parliamo di persone che uno si immagina che possono fare altro che non andare da Gabriella. Questa persona disse proprio: io da quando vengo qui sono ordinata, uso le parole che sta dicendo anche Wanda con il marito. Però insomma sono testimonianze che voi avete raccolto più volte. Assolutamente. E c'è un po' di riservo, no? Prima di dire io sono rinata in mezzo alle persone. Quindi insomma. Assolutamente, Cristina, poi volevo dire al dottor Pesaresi, il grosso ostacolo da parte di tutte le aziende che ci siamo confrontate in questi anni più volte, come diceva anche adesso il Nazareno, è che una volta questo gruppo si è formato, il gruppo della fattoria del Borgo, il nostro, dell'altro, si è formato con degli enormi sforzi da parte nostra, perché da parte delle istituzioni non abbiamo avuto veramente nessun aiuto. Ma sto in vero, sempre. Nel senso che lei dice di proporci, no? Noi siamo andati a proporci, diciamo, al comune, soprattutto, comune di residenza nostro e anche quelli limitrofi. Tutti ci dicevano, non so come gli altri, però ci dicevano che bello, belle cose, però insomma non possiamo portare le persone da voi, perché non possono usare i mezzi, come diceva il pulmino, la signora di là, che il pullman del comune non può andare in un altro comune di residenza, insomma problemi di spostamento enormi, anche perché tante persone anziane non riescono, non guidano. Quindi vabbè, noi ci siamo poi dotati, tramite anche queste tre sere del pulmino per andarle a prendere, portarli. Però ecco, questa mancanza un attimo di, come posso dire, di apertura, nel senso la nostra proposta, abbiamo tante idee, come avete visto e ci sentite, però non riusciamo a intercettare. Però, allora, è bene che noi non ci ricordiamo delle difficoltà iniziali. Io stavo in regione e ho accompagnato delle persone negli uffici. Io per l'apertura di alcune di queste strutture sono andata personalmente con il titolare dell'azienda. Quello ormai è un passo terminato, l'abbiamo superato e adesso abbiamo la sicurezza e l'esperienza che ci supporta. Facciamo i passi ulteriori, magari sperando in uno spirito diverso, perché nel frattempo si sono mosse molte cose, anche cioè noi a monte di questo lavoro di policy making stiamo interessando alcuni soggetti delle università che ci aiutano a fare degli schemi di convenzioni che portano all'evidenza
ne parlerò ulteriormente con Pesaresi, la fondazione di comunità, strumenti nuovi che metteremo a disposizione. Cioè, deve essere rinnovato l'entusiasmo come è rinnovato ogni giorno che avete una persona nuova in azienda. Quindi voi avete tanto entusiasmo che supererete anche questa fase ulteriore. Alla la fase iniziale ormai la mettiamocela, perché se no, se no... fate il panettone e noi prepariamo la convenzione per l'INAIL, perché capisca il dottor Pesaresi, in maniera tale che se anche in questi laboratori, certo, l'azienda non utilizza l'anziano a scopo di rubare manodopera, ma lo fa per il coinvolgimento, se per caso arrivasse un ispettore o un faziosetto, cioè, stiamo costruendo una convenzione e la modalità per mettere al sicuro l'imprenditore per queste situazioni. Perché per 350 panettoni. Sì, sì. E quest'anno ne possiate fare 700. Bisogna vendere. Vabbè. Perché queste cose mai le vengono come... come il dottor Pesaresi diceva di quelle, perché quello è un marchio etico, quello di cui parlava, no? E anche quelli sono panettoni che se tu lo mangi ci trovi un sapore diverso, perché ha un valore etico. Se non ci sono altre domande, ci prendiamo un attimo il gusto di vedere la meraviglia dell'azienda di Paola. Ah, io c'era veramente da mangiare. Anche, grazie. C'è un buffet che ho preparato adesso. Arrivo. Insomma, una bella occasione di conoscenza. Assolutamente sì, assolutamente piacevole. Piacevole, immagine bella. Allora, siamo già conosciuti praticamente. Ti do una mano? Solo tre cose. Allora, lunedì mattina come si è messa? Giovedì. Allora, però, ti dico io, glielo dico io, se salisse lei. Preferisci dopo il 15 o dalle 9 alle 10? No, che pomeriggio, sarebbe meglio giovedì pomeriggio. Io ho ricavato, devo fare una gita a vedere. Scrivilo, che così me lo ricordo. Non sono ancora in grado di spiegare.